Riccardo Cristiano, Liberi TV, siamo in compagnia del direttore generale del Banco Alimentare della Calabria, Gianni Romeo, per il 20° anniversario appunto della fondazione del Banco Alimentare. Vogliamo chiedergli l'importanza di questo gesto, qui c'è scritto proprio è una sfida educativa, un'opera di carità, l'importanza di questo gesto che ripercorre durante gli anni e va verso un futuro sempre nuovo. Ma intanto voglio ricordare l'origine di questa opera, che è nata grazie all'incontro tra il Cavaliere Fossati, fondatore della Star, e Don Luigi Giussani, responsabile di Comunione e Liberazione. Dall'incontro di queste due persone, sebbene diversissime, no, per interessi, per il lavoro che svolgevano, è nata questa idea di recuperare i prodotti, quei prodotti ancora buoni, da destinare a chi si trova in situazioni di difficoltà, di povertà. Oggi purtroppo è sotto gli occhi di tutti lo sfacelo che c'è dal punto di vista di aumento del disagio e appunto di quei fenomeni legati alla povertà. Basta ricordare il dato dell'altro giorno, cioè della perdita in Calabria di 7.000 posti di lavoro, quindi siamo estremamente preoccupati, perché noi vorremmo invece cercare di alleviare i disagi di questa gente, per cui ce la mettiamo tutta, lo scopo nostro è quello di aiutare chi aiuta. E sono tante le associazioni, gli enti con cui collaboriamo. In Calabria, lo voglio ricordare, sono circa 600-603 e si tratta per lo più di associazioni senza scopo di lucro che arrivano, grazie al lavoro loro, si arriva ad aiutare circa 120.000 persone, quindi è un lavoro enorme. Anche lo stesso Papa Francesco proprio di recente parlava della povertà, ma soprattutto del bisogno di eliminare per quanto più è possibile la fame, diciamo, in quelle popolazioni, perché la fame ancora oggi, pur essendo noi un mondo, un paese civilizzato, non siamo riusciti a debellarla. Dovrebbe essere un diritto per alcuni, lo è scritto anche sulla carta, la carta, diciamo, dei diritti dell'uomo, il cibo come garanzia, il sostentamento come garanzia. Cosa possiamo fare noi per poter dare una mano al Banco Alimentare? Beh, ognuno, io dico, può fare qualcosa, no? È come una costruzione comune che avanza, quindi c'è chi magari è chiamato a mettere i mattoni, chi a mettere la calce, chi a portare qualcos'altro, quindi tutti nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. Noi intanto il lavoro che facciamo lo facciamo tutti i giorni, per cui tra di noi c'è chi fa dei pacchi, c'è chi aiuta a caricare, a scaricare, quindi chiunque volesse avvicinarsi a questa realtà lo può fare, può prendere contatti con la nostra sede. E ci sono anche diversi aspetti, per cui se uno è un ragioniere ci può aiutare l'amministrazione. Voglio dire, tutti possiamo fare qualcosa. Il Banco Alimentare, lo voglio sottolineare, vive soprattutto dell'apporto dei volontari, no? Infatti sono pochissime le persone che ci lavoriamo e molti di più sono i volontari. Quindi, come dice appunto la locandina, oltre allo spreco, una rete di carità. Ricordo anche che si può donare il 5 per 1000 al Banco Alimentare, che soprattutto la realtà è una realtà in espansione, ma c'è bisogno sempre di forza, di giovani, di persone che decidono di donare una parte del loro tempo, appunto l'importanza, diciamo, della caritativa, di dare, diciamo, una parte di se stessi alla collettività. Sì, questo è il messaggio fondamentale, cioè, come abbiamo detto prima, lo scopo è quello di educare soprattutto le giovani generazioni a vivere con un'attenzione rivolta all'altro, a chi si trova soprattutto nel bisogno. Questa è una dimensione che tutti noi abbiamo dentro, costitutiva proprio dell'essere umano, e che più gli diamo spazio e più diventiamo grandi noi, cioè diventiamo più realizzati. Quindi è un messaggio che noi rivolgiamo a tutti, ma soprattutto, ripeto, alle giovani generazioni. Perfetto, allora ringraziamo Gianni Romeo con questo messaggio di speranza, di carità e soprattutto di obiettivi per il futuro. Cosenza, Riccardo Cristiano, buona serata. Grazie a voi, buona serata.